Ciao a tutti e bentornati in un altro episodio di Q&A AskCLP. Vorrei ricordarvi che è sempre l'hashtag per farmi le domande. E sì, lo so, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo AskCLP. Dovrebbe essere il quarto episodio, se non erro. Potrei facilmente sbagliarmi, ma credo sia il quarto. E devo dire, onestamente, non ho avuto troppissime domande. Ho avuto molti impegni, sono abbastanza incasinato per chi segue il canale. Questo lo saprà, e quindi ho un po' latitato su questo. Mi è partito uno sputazzo, l'ho visto chiaramente passare verso la webcam, quindi è un po' come se vi avessi sputato. Scusate, è mattina molto presto. In realtà non è molto presto, è semplicemente mattina, ma facciamo che è molto presto perché suona meglio. Comunque sia, ho avuto un po' di minacce più o meno velate per fare questo episodio. Per esempio Luca mi ha minacciato di vere e proprie efferrate violenze fisiche nel caso non avessi fatto la puntata del Q&A. Altre persone tipo Andrea Sevenix, che ogni tanto, magari prima di preparare il podcast che facciamo un giovedì sì e uno no su NG Plus, mi diceva ma quando è che fai la puntata del Q&A? Sai com'è, ti ho fatto un paio di domande. E io sì, no, presto lo faccio. Ok, quindi ci siamo arrivati, mi scuso per aver insomma dilazionato così tanto nel tempo questo episodio, ma finalmente ci siamo, lo sto registrando, ecco, così vi do anche un senso del tempo. Sono le 8:40, quindi non è molto presto. Comunque lo sto registrando prima di andare al lavoro. E cosa ha di particolare questo Q&A in particolare? Che io lo sto registrando oggi che è martedì, ma andrà in onda sul canale mercoledì, e cioè il 21 ottobre, che è anche il mio compleanno. Quindi tanti auguri a me. Ci starebbe bene qui una musichetta da compleanno, ma immagino non sia coperta da copyright. Ma non la metterò. Comunque non ho molto tempo, ma bando alle ciance e andiamo alle domande. Ah, in caso ci fossero degli stutter della camera o altro di simile, mi scuso, non sono riuscito a risolverlo. La Logitech, la C920, non mi ricordo come cacchio si chiama il modello, mi dà dei problemi ultimamente, ogni tanto stutter a frame, vanno via per fatti loro. E ce la terremo così per il momento. Penso di avere presto dei cambiamenti anche per questo, ma vedremo. Non è questo il luogo in cui parlarne. Allora, prima domanda di Gesù underscore Ita. AskCLP, perché nei Q&A sei molto più scherzoso che nei gameplay? Non definirei esattamente questo essere scherzosi, forse un po' più distrutti dal fatto che ieri sera ho fatto tardi. Ma in generale non è che sono più scherzoso, è che sono più libero nei vlog, Q&A e simili, perché non sto giocando, e per me giocare non vuol dire cazzeggiare, per me giocare vuol dire immergersi in un mondo e far immergere voi assieme a me in questo mondo. È quello che mi piace dei miei let's play, è il motivo per cui io, se non fossi, io mi guarderei comunque. Per cui cerco sempre di tenere a mente questo quando faccio un let's play: cosa mi piacerebbe guardare a me da spettatore. E penso funzioni, nel senso, i miei video mi piacciono particolarmente, e è una cosa di cui vado abbastanza fiero, onestamente. E quindi non c'è tanto spazio per l'essere così tanto scherzosi. Credo che quando è stato fatta questa domanda non avessi ancora fatto la... troppi fatti, tutti drogati a quest'ora del mattino. Non avessi ancora iniziato la serie di Fallout Shelter, dove in quella serie in particolare mi vedrete molto più rilassato, ma è stata la premessa dell'intera serie. Non ci stava sigla iniziale, io la prendevo un po' come veniva, ci ridevamo e scherzavamo sopra, poi come avete visto molti di voi si sono uniti nel mio volto e bla bla bla, quindi si è creato un ambiente molto diverso dal resto delle altre serie del canale. Ma è bene che sia così e che rimanga così, nel senso che questo approccio un po' più umano, questa interazione tra di noi, che adoro per carità, però mi piace che sia, diciamo, vincolata, forse è un brutto termine, comunque che sia circoscritta a determinate sezioni e zone del canale. Andando oltre, perché adesso non mi switchi Windows 10, grazie. Allora, e Bill Alzaluco, che sarebbe anche Ale C, ogni volta caccia troppi, o Ale Games, non lo so, hai troppi nick, Billa, Ale o come vuoi essere chiamata. Allora, ora che mi viene in mente, ma non dovevi portare un
sul canale un LP con Silvia su The Sims 4? Silvia sarebbe la mia ragazza. Te sei dimenticato pure questo? Due punti interrogativi. No, non me lo sono dimenticato, ma non ho avuto modo di avere una collaborazione attiva con la mia ragazza. Abbiamo ultimamente già difficoltà a vederci, per quel che vale, perché adesso lavoro 8 ore al giorno quando mi dice bene, spesso ne lavoro 9, 10, più l'ora che ci sto di pausa pranzo, più la mezz'ora andare, mezz'ora a tornare. La mia giornata è abbastanza densa, almeno dal punto di vista lavorativo. Se poi ci dobbiamo mettere che ho nel weekend le registrazioni per il canale, che non vorrei avere nel weekend, vorrei averle durante la settimana, ma ho visto che non ce la faccio a svegliarmi all'alba e registrare tutti i giorni, non ce la posso proprio fare, arrivo stremato. E lei comunque, sempre rifiuto la mia ragazza, ha il suo lavoro, ha le sue occupazioni, che a volte comunque ci andiamo in conflitto come orari, quindi non riusciamo a vederci molto spesso, e se quel poco tempo che abbiamo lo dovessimo dedicare pure a fare una serie, ci staremmo avvilendo un po' troppo. Quindi mi spiace, e The Sims 4, fra l'altro, ora che mi ci fate pensare, potrebbe essere un'idea per un qualche futuro live. Ma per quanto riguarda i live, io questa sera, che comunque è la sera prima del mio compleanno, mi rendo conto, questa sera dovrei iniziare Dark Souls su PC per la prima volta. Quindi non parliamo di The Sims, Dark Souls sarà già abbastanza arduo di suo. Poi The Ballsbreaker, il rompipalle se vogliamo tradurlo. Porterei mai Civilization o giochi di questo tipo sul canale? Grazie della risposta, continua così. Grazie a te per essere qui sul canale e farmi queste domande. Allora, non credo che porterò Civilization, che ne so, qualsiasi gioco del tipo, ma anche StarCraft o anche i vari Age of Empires, i vari altri. Ce ne sono talmente tanti in realtà che adesso mettersi a fare una lista, uno non mi vengono in mente, che ho già anticipato essere mattina, e comunque i Cesar, vabbè, ce ne sono veramente tanti. No, non credo che li porterò, uno perché io non sono un esperto di questo genere, e non che non mi piaccia, però mi piace per periodi molto limitati. Potrei farmi una full immersion di una settimana e poi chiudere per sempre un gioco del genere. Unica eccezione fu Age of Empire, Age of Empire 2, quindi unica eccezione. Però non è un genere che mi appassiona moltissimo, e in più penso che per portarle come serie uno debba essere veramente cintura nera di questi giochi. Non è il tipo di gioco dove ti approcci bene con un let's play blind, che è un po' il mio stile. Su certi giochi uno le cose le deve saper fare. Questo potrebbe valere anche per Dark Souls, però, come dire, lì sarà più un divertirsi a vedermi morire, immagino, sadici bastardi. Quindi andremo su cose del genere, piuttosto, se devo scegliere qualcosa in cui non sono competente, piuttosto che una cosa come Civilization e Co. Andando avanti, Andrea 7X, farei mai Divinity Original Sin, oggi dislessia a go-go, Pillars of Eternity, Wasteland 2 e XCOM? L'idea inizialmente era sì, l'idea oggi è ni, nel senso, più che altro no per quanto riguarda il canale YouTube, perché sono tutti giochi che hanno una, direbbero gli analisti, una bassa retention dell'audience su YouTube, cioè sono video che stancano molto presto perché c'è molta lettura, non c'è audio nei dialoghi, musichette, combattimenti a turni. Sono giochi, secondo me tutti questi che hai elencato, stupendi da giocare, ma da guardare come spettatore molto più faticosi, e persino io che amo il genere, da spettatore spesso ho detto vabbè, lasciamo stare, qui non finiamo più. Quindi, avendo vissuto io in prima persona una cosa del genere e avendo mediamente l'obiettivo di portare sul canale cose che io stesso guarderei, perché insomma penso che non ci sia modo per essere più tranquilli del proprio operato, penso che non porterò questi titoli. L'eccezione in questa lista, e l'avrete già capito, è XCOM. Ma XCOM potrebbe essere interessante non sul canale YouTube, ma su Twitch. E non sto parlando tanto di XCOM, sto parlando di XCOM DOS. Roba seria,
e che questo uscirà a febbraio, marzo 2016, non mi ricordo, ho già perso la memoria, la poca che ho, pochissima che ho. Comunque, XCOM 2, e tra l'altro sarebbe anche carino perché si potrebbe fare qualcosa stile quello che sto facendo su Fallout Shelter. Ci saranno i soldati potranno avere nomi, e una volta entrati come miei soldati in XCOM, voi potrete morire male. È un cerchio che si chiude, è la perfezione, quindi potrebbe essere una live. Mi pare ci sia un'altra domanda di Andrea, sì, è di seguito. Allora, cosa pensi dei giochi Blizzard? E qui io so già qual è il... almeno so qual è il punto di vista generale di Andrea, e cioè che lui è un amante dei giochi Blizzard. Io non sono un vero e proprio amante. Il discorso in realtà è molto lungo e complesso per quanto riguarda Blizzard, ma essendo che comunque non è che voglio tirar via il Q&A per niente, ma non posso neanche metterci purtroppo 40 minuti su una singola domanda, perché dovrò uscire esattamente fra un 25-30 minuti, devo anche finire di preparare, per cui diciamo non voglio tirarla troppo per le lunghe. Il discorso Blizzard, hanno innanzitutto pochi titoli, per cui in realtà questa è una cosa positiva per una grande casa produttrice, per grandi sviluppatori, perché sono molto più dedicati ai loro progetti. Partiamo da quello che io amo di Blizzard, e cioè il primo, StarCraft, il secondo, adesso qualcuno mi tirerà qualcosa o mi prenderà male parole, il secondo StarCraft non l'ho mai giocato, quindi non commento. Ho sviscerato brutalmente tutti i Diablo, dal primissimo, 2 espansione, il 3 espansione, il 3 ho smesso di giocarci ormai, sarà un annetto e mezzo, no, mezzo no, perché in realtà l'ho ripreso per i seasonal characters e cose del genere, o per l'espansione, ma comunque il mio periodo di nerding è finito un annetto e mezzo fa. Mi ero fatto anche un personaggio apposta con la mia ragazza, così giocavamo insieme, ci facevamo tutta quanta la storiella insieme. Poi il mio vero personaggio era un monaco, cazzutissimo. Ho vissuto tutte le aste, tutte le brutte cose di Diablo 3 e ne sono uscito abbastanza bene. Comunque sia, questi sono i giochi che per lo più mi sono piaciuti. World of Warcraft, la serie Warcraft al tempo mi è piaciuta moltissimo. Per quanto riguarda altri giochi, generalizziamo con giochi di carte e altre tipologie, anzi, senza che generalizzi troppo. Andiamo a vedere al volo. Allora, su giochi della Blizzard mi si dice Hearthstone, va bene, che è comunque un gioco di carte, Heroes of the Storm, combattimento a squadre, e in sviluppo non ci interessa, StarCraft 2, 1000 espansioni e DLC per World of Warcraft, e no. Pare nessun altro gioco, quindi non è che mi ero perso molto, a parte i Warcraft. Quindi Hearthstone, ma come anche Magic, come anche tutta quella tipologia di giochi, mettiamoci anche il Gwent di The Witcher, mi piacciono ma non così tanto, quindi non mi cinfogno su queste cose. E per quanto riguarda gli MMORPG in generale, non è mai stato World of Warcraft il mio preferito, perché venivo comunque da altri giochi precedenti. Nella fattispecie il gioco dove mi sono più infognato, questo già l'ho detto in passato, è Dark Age of Camelot, e quando è uscito World of Warcraft ci feci un salto, feci una trentina di livelli e riscappai per tornare su Dark Age of Camelot, che a tutt'oggi considero un gioco assai migliore, almeno il Dark Age of Camelot dei tempi, non quello che è diventato negli anni successivi. Quindi non è che sia un vero e proprio fan Blizzard, le eccezioni sono state Diablo, più che altro Diablo, perché gli altri comunque ci ho giocato meno tempo, anche i Warcraft li ho giocati penso una singola volta, finiti e ciao. StarCraft mi ci infognai un pochettino, ma neanche tantissimo, siamo onesti. E il problema di tutti questi giochi è che portano comunque a dipendenza, cioè va avanti sulla dipendenza dei giocatori, e questo a me non piace per niente, ed sono sistemi spesso studiati apposta secondo me, ma questo è da parte mia intanto un po' troppo generazionale, per cui facciamo così, non ho detto niente perché è un discorso che andrebbe affrontato molto meglio, e preso come l'ho detto dà un'idea sbagliata di quello che è Blizzard, perché è, in realtà è molto più sottile il discorso. Comunque sto morendo, ha molti pregi e molti difetti secondo me.
forse sono più i pregi, se vogliamo essere onesti. Comunque, torniamo alle immagini, non mi perdo, e andiamo avanti sulle domande. Allora, Veni VDV, cioè detto VDD. Allora, da quando hai iniziato su YouTube, senti di aver legato con la fantastica community che ti sei buildato, che termini, intorno? Seconda domanda. Ok, facciamo allora una domanda alla volta, poi dovrò ritrovarla. Allora, sento di aver legato, sì, tantissimo. Non con tutti, ci sono sempre tanti lurker, quindi le persone che osservano senza intervenire, commentare o quant'altro, ma fa parte del gioco. Non si può aspettare che tutti intervengano, soprattutto perché io non faccio le cosiddette call to action. Non dico sempre commenta, metti like, evviva evviva, il tuo supporto mi aiuta tanto. Verissimo, il supporto di tutti voi mi aiuta tantissimo, ma non mi piace, come dire, cercare di strapparvelo a forza dall'inconscio e farvi intervenire sui miei video. Chi se lo sente, chi vuole, mi fa solo che piacere, e come vedete tendo a rispondere sempre. Se non vedete risposta al momento, in genere perché o vi do risposta tutta in fondo a un commento finale, o se ci sta poco da dire metto comunque un like e un presa visione. I commenti che lascio da parte più che altro sono commenti che davvero non dicono niente, non aggiungono niente, non esprimono nemmeno un parere o un apprezzamento. A quel punto, come dire, non è che vengo là a dirti ma che sei venuto a dirmi a fare nel commento tutto ciò, semplicemente glisso e passo oltre. Per il resto comunque no, addirittura abbiamo avuto svariate poche live anche su YouTube, su Twitch, e spero presto di poter iniziare a organizzare un qualche modo per giocare assieme. Sarebbe interessante scoprire, perché è un mondo da cui io sono veramente estraneo, come e quanto costa acquistare un server su TeamSpeak, e qualche live serale su Twitch mi piacerebbe farla giocando con voi a un gioco da decidersi. In realtà mi piacerebbe più fare qualcosa tipo Sparatutto, dove sono partite abbastanza rapide, uno entra, si diverte, fa le sue partitina, magari, che ne so, dai 10 ai 20 minuti a partita, una serata passata così in simpatia, un po' con, un po' contro, di squadre, no, tutto quanto, e poi arrivederci e grazie. Penso sia il modo migliore per giocare assieme a voi, almeno al momento. Mi è stato chiesto di magari giocare in qualche MMORPG, fare gilde, gruppi. Non c'ho veramente il tempo al momento di farlo, per quanto mi piacerebbe. Sto pensando comunque non tanto di fare un gruppo PSN, perché tanto io davvero la PlayStation ce l'ho là solo per le esclusive, non sono uno che approfondisce le dinamiche console, però potrei fare un gruppo Steam, se avrò tempo. In realtà un progetto a lungo termine è anche il fatto di realizzarmi, che nella fattispecie è il mio lavoro, ma non ho mai il tempo di fare le cose per me, di realizzarmi un sito con tanto di integrazione per varie cose di YouTube, di Twitch. Potrei metterci un forum, potrei fare un po' di cose, creare una specie di portale Ciro LP, dove fa stringere ancora di più il rapporto con la community. Ho tutte idee, quanto mi piacerebbe se... Peccato che ho un altro lavoro. E esatto, ok, si stringe e si collega benissimo alla seconda domanda. Sempre, da quando hai creato il canale ad oggi, ti è mai venuta voglia di prendere YouTube come lavoro vero e proprio, tanto da abbandonare quello attuale dedicandoti appunto solo a YouTube? Sì, tantissimo. Non tanto perché non ami il tipo di lavoro in cui alla fine sono riuscito ad arrivare dopo tante peripezie. Sono passato, no, per diventare di nuovo adesso sviluppatore web designer, ne ho avute di cose in mezzo. Io sono partito così, ho avuto una serie di lavori più o meno probabili, e poi sono ritornato in questo settore, anche se ancora al momento abbastanza sottopagato, ancora con ore di lavoro che sbordano ampiamente diciamo orari umani, considerando che essendo io un collaboratore non ho nemmeno straordinari e cose del genere. Ma se avessi delle entrate da YouTube, o se mi facessi un Patreon che mi supportasse, e se avessi la possibilità di avere iscrizioni su Twitch, quindi se avessi una serie di entrate che mi potessero garantire la stabilità economica, perché non mi interessa fare i soldoni, o come dicono qui su YouTube, i big money, e sguazzare nella ricchezza facendo due giochini su YouTube. Io, uno, vorrei sempre dare un ottimo servizio, perché lo considero un servizio quello che offro, no? Un servizio di intrattenimento.
vuole dare un ottimo servizio e essere retribuito giustamente, ma non si può fare affidamento sulle pubblicità di YouTube a meno di essere a livelli veramente stratosferici, per vari motivi, oltre al più banale del hai troppi pochi iscritti o views. Ci sono anche dei periodi dell'anno in cui ci sono delle grandi variazioni nelle entrate economiche derivanti dalle pubblicità, e con grandi variazioni intendo che ci sono mesi dove, usando termini, anzi valori astratti, se questo mese, per esempio, parlando di ottobre, ho preso 10, a settembre ho preso 2 e avevo la stessa quantità di visualizzazioni. Quindi capite che è anche molto difficile poter ipotizzare di lavorare su YouTube a meno di non avere altri mezzi o canali da cui si possa essere supportati. Per fare questo dovrei avere una community molto più grande, avere supporto e quant'altro. Per il resto comunque lo farei molto volentieri, perché è comunque una mia passione, e sebbene sia faticoso, lo so che dall'altra parte dello schermo non si vede, ma da questa parte, sappiatelo, anche YouTube è faticoso. Uno fatica con gioia, che è un altro discorso, che rende, no, la fatica meno pesante, ma è faticoso, quindi è un lavoro a tutti gli effetti. E su questo, insomma, ci sta Sabaku, che ne parla per 27 anni più o meno ogni singolo video, quindi fa video piuttosto lunghi. Quanti anni avrei? Vabbè, non entriamo in questo, ma senza entrare nelle filosofeggianti teorie di Sabaku no Maiko e simili, vi assicuro che è un lavoro, e ve lo dico io, appunto, che ho avuto un passato simile a quello di Sabaku, non nel cinema, ma sempre nell'editing video e co. È un lavoro viene considerato da artigianato, volendo, anche se tecnologico. Ma procediamo oltre. Ciao BBB. Poi, Luca, perché hai iniziato a fare video su YouTube? Allora, fatemi controllare. Sono le 9, va bene. Il video sta venendo, per ora ancora non troppo lungo. Allora, il canale, il vero e proprio canale, è stato creato mentre ero in Germania, a Düsseldorf, e diciamo che ero in una fase in cui guardavo molti let's player americani e inglesi e mi ci stavo infognando pesantemente. Questo è, quindi, era l'estate del 2014, luglio 2014, che poi in realtà quando è stato creato il canale, se non erro. Sì? Penso di sì. Comunque, con i miei colleghi di corso si parlava anche di YouTube. Tutto questo mezzo tedesco, mezzo inglese, era un po' così a Düsseldorf, che io corso base tedesco. E a un certo punto, parlando di YouTube e varie, è uscito fuori il discorso PewDiePie, poi è uscito il discorso FaviJ, che io avevo scoperto in quel di Düsseldorf praticamente, perché prima non lo conoscevo, io erano già forse un paio d'anni, no, un annetto e qualcosa, che stavo bello infognato con i let's play su YouTube, ma non avevo per niente idea di cosa esistesse su YouTube Italia. Quindi dopo che si è parlato di più che altro di PewDiePie e simili, sono andato a vedere quali fossero i fenomeni italiani del let's play e similari, magari per una fascia più bassa di età. E ho scoperto FaviJ. È stato quello, assieme al fatto che pensassi quantomeno di aver modo io stesso di contribuire abbastanza alla comunità di let's player italiani, il fatto che FaviJ fosse così importante per molte persone, in realtà è stato una, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare non tanto il vaso nel senso di rabbia, ma in quanto ha voglia di fare. Come dire, non so se lo faccio, ma potrei farlo, ma penso, guarda, io guardando molte persone dico, oddio, se lo fa lui, onestamente, io penso di poterlo fare anche meglio. E poi dico, no, vabbè, se c'è FaviJ, ragazzi, FaviJ, adesso non perché voglio parlare bene, male o quant'altro, FaviJ non è un let's player, è un intrattenitore,
cosa che sono molto diverse, ma il fatto che venga considerato let's player mi urta particolarmente. E lo ripeto continuamente a mia sorella di 12 anni che va pazza per 5J e tutti qui, me la godo, anima e tutta quella gente là. Mannaggia a me quando gli ho fatto conoscere YouTube, perché lei si è infognata su YouTube da quando io sto su YouTube come canale, per cui è anche colpa mia, lo so. Ma come ti dico sempre, non c'è niente di male nel guardare ciò che ti piace, e se ciò che ti piace a me non piace, non è un problema. Per me l'importante è che tu capisca la differenza fra cosa è intrattenimento per essere semi comici, da let's player, da chi fa recensioni. Cioè, ognuno ci deve avere il suo spazio, il suo slot. Favice non è un let's player. Punto. Mettetela come vi pare. Per me no, può essere un intrattenitore che utilizza gameplay come sfondo. Cioè, non è un let's player. Per me, per me. Poi, non voglio infognarmi ancora di più su questo argomento e non so perché ci sono arrivato. Ah, perché ho iniziato a fare video? Bene, alla fine ho detto, sapete che vi dico? Sto ancora a Düsseldorf, mi creo intanto il canale, ed è per questo che il canale risulta creato a luglio, e poi inizierò, quando sarò tornato a Roma, a pubblicare video. Poi ho pubblicato dei video che mi facevano schifo, li ho rimossi e ho ripreso il canale in mano da novembre con Dragon Age Inquisition. Questo è il motivo basilare per cui ho iniziato a creare contenuti su YouTube. Ce ne potrebbe essere qualcun altro, ma questi erano i più importanti. Allora, penso che Luca mi abbia fatto una spilza di domande. Allora, intanto qui sento un rumore di porte, va bene. Hai uno youtuber a cui ti ispiri? Se ne hai uno? Sì, assolutamente, qui la risposta sarà molto breve. È Woofer, scritto, in realtà la pronuncia sarebbe Gopher, solo che non riesco mai a dirlo bene, Gopher. Che è uno youtuber inglese, cioè in realtà, sì, inglese che adesso sta vivendo in Norvegia. L'ho già detto un po' di volte in altri vlog o Q&A. E sono molti rumori. Sto prendendo anche il filo. Comunque sia, lo trovate come canale, penso sia Gopher Vids, VDS, l'URL del suo canale. Ed è anche quello, diciamo, la fonte di materiale che ho usato in uno dei primissimi video dove parlavo di The Witcher 3. Quindi, comunque, è una fonte di ispirazione, più che altro, vabbè, è grande, ha più di 40 anni, ha una famiglia, ha giustamente uno British humor, è una persona molto intelligente, molto calma, ma che ti fa comunque ridere. Ed è, più che ispirazione, ho sentito un'affinità con lui e il mio canale ha passivamente preso molto dal suo, perché è stato un po' più, come dire, il fumo passivo. Non è tanto che ho voluto copiare quello che faceva, ma ho voluto integrare molte delle cose che fa lui con i miei mezzi e metodi, che sono molto diversi da quelli di Gopher, ma come dire, sembrano così naturali e così giusti per il mio canale, che molte cose le ho assorbite stile spugna e le applico a modo mio. Poi, sempre Luca, credo sì, potresti far vedere ai tuoi iscritti la tua postazione da gamer? Oppure la tua stanza e facciamo prima. Questo mi rallenterà assai nella dover editare questo video, e probabilmente dovrò farlo stasera. E comunque sia, qui riutilizzeremo il vecchio giochino della camera del telefonino, credo. E visto che questa domanda me l'ero letta prima perché mi ricordavo che c'era qualcosa di scomodo, grazie Luca, mi sono anche preparato una di quelle torcette con la dinamo. Aspettate che vorrei riuscire anche a togliere... Ah, ho un gruppo di Facebook che ho la chat aperta, che mi rende molto scomodo fare questo lavoro. Allora, intanto accendiamo... Jedi... Oppure potrei fare tipo stance da Snake con CQC, pugnale. Vedi come va a scatti questa webcam. Comunque, allora, intanto diciamo video. Siamo in video? Sì. Allora, intanto la mia postazione da PC. Vediamo intanto qua. Microfono. Come potete vedere, con asta che va a perdersi nel vuoto. Perché ho le casse accese. Pericolosissimo registrare con le casse accese. Monitor 1. Monitor 2. Come mi si vede a me. E lì ho... cos'è? Video aperti, a random.
Poi, qui sotto, non sta illuminando praticamente una mazza, questa torcia è finta, va bene, quindi direi che è inutile che ve lo faccia vedere se non si riesce a illuminare meglio. Comunque il mio case con attaccati cavi, controller e quant'altro, un'unità OPS per salvarmi i file velocemente se sta saltando la corrente o simile, ciabatta 1, poi c'è una ciabatta 2 lì dietro infognata in alto attaccata alla scrivania. Poi qui sotto nascosta, sotto al tabacco e altre cose. Ah, io sto facendo il video verticale. Sarà simpaticissimo vedere questo video verticale. Ah, comunque, PlayStation 4 con le mie chiavi di casa. E sì, sono una brutta persona, ma è presto, mi già l'ho detto. E parlando della mia camera, poster vecchissimi di cui abbastanza mi vergogno, tipo Naruto, perché è figlio di un'era passata ormai, Naruto. Comunque, Record of Lotus War, anche quello grandi ricordi. Molte cose di questa camera sono rimaste inalterate da quando avevo 14 anni, tenete presente questo. Quindi ho un bellissimo armadio, finestra con doppi vetri, ciclette che uso poco, robe varie messe in mezzo, un altro armadio, il mio letto che vedete spesso dalle riprese che faccio, che fondamentalmente lascio tutto visibile. Questo poster è molto figo ed è uno dei, penso, ricordi che mi ha lasciato la mia ex fidanzata, credo. Sì, mi pare fosse un regalo suo. Potrei sbagliarmi nel caso fosse della mia attuale fidanzata, adesso sto rischiando la vita, ma non credo. Vampire The Masquerade Redemption, grande gioco che prima o poi porterò anche sul canale. E poi qui un po' di poster di Star Wars, peccato che non abbia i poster dell'episodio 4 o 5 o 6 o metteteci anche gli E, che sono molto meglio, questi me l'hanno regalati e me li sono appesi. Avrei preferito gli episodi un po' più vecchiotti. Poi qui sezione manga, foto e cianfrusaglie, una katana, birre, liquori e roba accatastata, modem, router, access point, ripetitori e ciabatte e zaino che contiene il mio notebook. E qui sezione, a parte questo specchio bellissimo, lì vedete anche una specie di marmotta che avevo quando credo avessi 5 o 6 anni e l'ho conservata, roba presa a Oktoberfest, svariati libri, un po' di numeri di The Game Machine che un tempo compravo abitualmente, altri libri, altre cianfrusaglie, giubbotti appesi. Penso che sia più o meno tutto, non credo di far vedere nient'altro, almeno spero. E spero di non perdermi questo filmato perché potrebbe essere problematico. Dovremmo aver archiviato anche questa pratica per Luca. In tutto ciò sono le 9:12. Va bene, poteva andare peggio. Quindi, con Davide, Cirio, perché ogni fine video devi fare queste battute di uscita? Togliamo la torcetta. E magari spingiamola. Non devo fare delle battute di uscita. Mi piace, se è possibile, se ha senso, esprimere un commento personale o una qualche affermazione sul fine episodio per rendere un po' più semplice o un po' più simpatico attaccare l'episodio successivo, perché ogni volta io rimetto la parte finale del video precedente nel video successivo e questo spero crei una connessione un po' più stretta fra i vari video. E il fatto che ci possa essere un... aspetta, com'è? Battute di uscita non è tanto perché, come dire, non è che me le possa preparare. Quindi quel che viene, viene. Se ho qualcosa da dire di interessante, lo dico. Se no, no. Quindi non c'è nessun devi, non c'è nessun imperativo categorico alle spalle. Faccio quello che mi viene e se fa anche ridere, come dire, meglio. Ma il mio obiettivo primario non è mai comunque fare la battuta che faccia scappare la risata. Mi piace più l'idea del sorriso ammiccante, mettiamola così. Ora, Joking Kanin 16 and Beyond the Gamer 12. Allora, conosci Dungeons and Dragons, gioco da tavolo, ma che da tavolo, diciamo tabletop, dice, vabbè. Se sì, ci giocherai in futuro? No, no. Allora,
Io ho iniziato a giocare a Dungeons and Dragons, la prima edizione Scatola Rossa, che avevo 6 anni. Quindi sì, sono tuttora un giocatore di ruolo abbastanza infognato, gioco circa una volta a settimana, sì, di media, nel weekend. E il discorso è molto ampio, comunque diciamo che giocatore cartaceo lo sono da una vita ed è penso quello che rende forse per molte cose questo canale diverso da altri. Il fatto che in maniera... Sta scattando la telecamera ancora? Maledetta. Comunque, il fatto che in maniera conscia o inconscia, perché a volte mi rendo conto che nascano quasi da sole certe cose, io interpreti i personaggi. Il che lo rende abbastanza simpatico. È un misto tra l'interpretare e essere se stessi, che però mi garba. Poi, Roberto T Game Robby Game, e anche lui ha un canale YouTube se volete passare a dare uno sguardo. Allora, penso sia anche l'ultima domanda. Ciriola, com'è stato il tuo approccio ai videogames quando eri bambino? A quale età hai cominciato a giocare? Qual è stato il primo videogioco console? Allora, il tuo approccio ai videogames quando eri bambino è stato molto semplice perché devo ringraziare mio padre per questo, che anche lui ha sempre apprezzato videogiocare, più nel passato, ora che ha un altro figlio, anzi, un'altra figlia, e si è risposato, ha quasi 60 anni, le cose insomma adesso sono cambiate, ma al tempo, quando ero giovine, amava videogiocare e ci impiegava parecchio tempo, e quindi è stato lui subito a passarmi la passione. E quindi anche il fatto di giocare al PC. Noi abbiamo iniziato a giocare, beh, sì, Commodore, poi Amiga 500 Plus e poi giù a cascata. Abbiamo avuto una console e non so se è stato il primo gioco che ho fatto, non credo in realtà. Non mi ricordo i primissimi giochi, però credo che per console il primo è stato sicuramente Sonic. Sonic, penso fosse il Sega Mega Drive, forse. La mia memoria, chi mi segue lo sa, è pessima. E a quale età ho cominciato a giocare? Penso 4 anni probabilmente. 4, sì, intorno ai 4 anni. Che abbia i primi ricordi un po' più concreti, intorno ai 5 sicuramente. Però credo di aver iniziato anche prima con qualche gioco da floppone che ho completamente dimenticato ormai. Comunque sia, dovrei aver risposto a tutto. Il video comunque corto non è venuto, come ci si poteva sbagliare. E direi ancora buon compleanno a me. Se volete farmi un regalo, non serve ragazzi, non chiedo niente, perché so che qualcuno tra di voi si è proposto di fare addirittura dei regali, qualcuno che magari sento anche su Facebook o su altri mezzi, altre vie, altri canali mediatici. No, ragazzi, non preoccupatevi, il regalo più grande che potete fare è continuare a seguirmi e la cosa mi fa veramente molto piacere. Per il resto, se volete fare altre domande, ma senza avere la fretta di ottenere risposte, perché ormai mi rendo conto che fare questi video extra inizia a essere un po' complicato, più che altro davvero perché non dico che non avrei tempo di farli prima, ma spesso il tempo che mi avanza, cioè dovrei fare come questa mattina in realtà le cose abbastanza di fretta. Poi con l'idea già che stasera, tornato a casa, dovrò editare, non renderizzare perché dovrò fare la live, quindi editare velocemente, mettere da parte il progetto, fare la live, finita la live, mettere a renderizzare il tutto e domani mattina a molla, appena alzato, mettere l'upload per renderlo disponibile domani. È pesantuccio come concetto. Quindi, sì, potrei ricavare molti pezzettini di tempo per fare le cose, ma sono cose che non mi sento di fare bene. Questo vlog in particolare, ammettiamolo, lo avrei potuto fare meglio se avessi avuto più tempo, se avessi avuto meno pressioni esterne, meno, non so, l'ansia di dover uscire e andare al lavoro. Ma veramente, non avrei al momento altro modo di farlo questo vlog. Questo Q&A, questo AskCLP, perché nel weekend ultimamente sto dedicando buona parte del weekend a registrare video della settimana successiva, cosa che prima facevo durante la settimana, quindi già capite che qualsiasi cosa dovesse succedere un weekend,
la settimana successiva non avremmo video, se, insomma, grattiamoci, avessi un problema, ma anche banalmente un inaspettato weekend di vacanza. La mia ragazza magari se ne esce, ho preso i biglietti, e gli dici no, però che fai con i filmati? Non li fai. Quindi adesso sto sempre un po' con l'acqua alla gola, e inserire video è un po' problematico. Quindi spero soltanto che vogliate un po' capire e empatizzare con la mia situazione. Spero che prima o poi le cose cambino in favore dei tempi che ho per gestirmi, bla bla bla. Spero, non posso fare promesse. Comunque continuerò a fare dei Q&A, quindi Ask CLB, anche il 5, il 6 e il 7 probabilmente. Però, come dire, come avete visto non ho troppo tempo e quindi ci potrebbe volere un poco prima di ottenere risposta. Ad ogni modo, scrivetemi qui, scrivetemi su Facebook, su Twitter o dove volete. Comunque questa è la parte un po' PR social del video. E sto anche iniziando a pensare di mettere qualche video con magari anche musica o cose, qualche vlog fatto in macchina senza starmi troppo a preoccupare, perché penso che li metterò su Facebook qualcuno. E su Facebook quindi posso finalmente lasciare un po' di musica, posso parlare in macchina con la radio accesa, posso fare una serie di cose fottendomene del copyright. Ah, che bello! Quindi se vorrete vedere qualcosa del genere anche in futuro, magari seguitemi su Facebook, che tra tutti i social è quello che tendo a curare di più, siamo franchi e onesti. E mi raccomando, anche se la live quando vedrete questo video già l'avrò fatta, in genere sto tentando i martedì di iniziare a fare delle live Twitch, quindi se volete passate anche lì. A presto.